Oi, ciao! No, sono in ferie! Li ho fatti i video per... Come sarebbe a dire che luglio ha 5 domeniche? Devo di nuovo rinunciare alle ferie. Uff, ogni anno la stessa storia. Correva l'anno 1975. Per la prima volta due navicelle spaziali appartenenti alle agenzie spaziali avversarie, la Apollo e la Soyuz, si incontrano in orbita e si agganciano. Circa 200 km più sotto, gli americani abbandonano Saigon ai Vietcong che la ribattezzano Ho Chi Minh, innescando un processo storico che porterà recentemente due degli individui più sgradevoli che l'umanità abbia mai generato a stringersi la mano. In Italia esce il primo film della serie di Fantozzi, che tutt'oggi è considerato un cult e viene considerato uno dei maggiori contributi alla cultura della classe media italiana. Ovviamente, per evitare che ci si acculturi troppo, viene anche ammazzato Pasolini. In America Bill Gates fonda la Microsoft e passerà i prossimi 43 anni a rilasciarvi gli ultimi aggiornamenti. A Londra, Malcolm McLaren apre il negozio di abbigliamento Sex, specializzato in moda punk. Per pubblicizzare la sua attività fonda un gruppo che diventerà immediatamente famoso sulla scena internazionale, i Sex Pistols, che passeranno gli anni successivi a contendersi la vetta delle classifiche con, anche loro fondati nello stesso anno, gli Iron Maiden. Sempre a Londra, in realtà neanche troppo distante dal Sex, due ragazzi, John Peake e Ian Livingstone, decidono di creare la loro piccola impresa e aprono una piccola bottega dedita alla produzione di tavole in legno per giochi da tavolo come il Go o il Backgammon. La ditta viene chiamata la Game Workshop. Sì, tavole per il Backgammon. Anche loro volevano farsi pubblicità e, anche se sarebbe stato fichissimo che avessero fondato il loro gruppo punk, decisero di andare più sul banale e misero insieme una fanzine, una rivista periodica chiamata Lowland Weasel, con l'intento dichiarato di diffondere la cultura di quelli che all'epoca venivano chiamati i giochi progressisti, una macro categoria che includeva i giochi da tavolo, i giochi di società, i giochi di strategia e anche la nascente industria dei videogiochi. Tra i primi lettori della rivista c'era anche Brian Bloom, entrato da poco in società con Gary Gygax per la pubblicazione del gioco uscito appena l'anno prima, Dungeons and Dragons. Ne abbiamo parlato nel finale della scorsa stagione. Nel caso ve lo siate persi, ve lo metto qua sopra se dovete andarvelo a recuperare. Bloom intuì il potenziale che la rivista della Game Workshop avrebbe potuto avere per diffondere D&D sul mercato europeo e quindi inviò una copia dimostrativa a Livingstone e Jackson. I due rimasero ovviamente impressionati dal gioco e decisero di acquistarne una mezza dozzina di copie per rivenderla sul mercato londinese e dedicarono l'intero sesto numero dell'Lowland Weasel puramente al Dungeons and Dragons. Inutile dire che Dungeons and Dragons ebbe un grande successo anche sul mercato londinese. Jackson e Livingstone si affrettarono a chiudere un contratto per la rivendita esclusiva del gioco e per aumentare ancora di più le vendite dedicarono una pagina del loro Lowland Weasel al gioco ogni uscita. Alla fine del 75 organizzarono anche quella che fondamentalmente fu la prima convention di Dungeons and Dragons che si tenne fuori dagli Stati Uniti. L'anno successivo Livingstone e Jackson si recarono in visita alla 9ª edizione del GenCon a Lake Geneva, la fiera dei giochi progressisti fondata allo stesso Gygax e che quell'anno per la prima volta diventava un vero e proprio evento proprietario della TSR. L'edizione di quell'anno fu tra l'altro considerata un enorme successo che ruppe tutti i precedenti record di affluenza con ben 1500 partecipanti. Sì, erano altri tempi. Attualmente il GenCon è, a parte un'organizzazione internazionale che tiene vari eventi in giro per il mondo, ma l'evento principale che avviene annualmente a Milwaukee fa circa 50.000 visitatori ogni anno, che per darvi un'idea sono grosso modo i numeri delle tre. Livingstone e Jackson però non erano lì per fare del turismo, sfruttarono la convention per assicurarsi una serie di accordi e contratti con quelle nuove ditte emergenti che stavano pian piano arrivando nella nascente industria del gioco di ruolo. Riuscirono a prendere accordi con la Chaosium, la Game Designer Workshop, la Fantasy Flight Games. C'è anche una leggenda metropolitana che vuole che la Game Workshop, a causa di tutti quegli accordi, all'epoca era così a corto di liquidità che Jackson e Livingstone dovevano vivere all'interno del loro stesso furgone perché non avevano i soldi per pagare un affitto. Non sono riuscito a trovare delle conferme che questa storia sia vera. Personalmente mi piace crederlo. Grazie agli accordi stretti alla GenCon, la Game Workshop si lanciò nel mercato dell'editoria senza esclusione di colpi. La rivista Lowland Weasel fu chiusa e sostituita da una più professionale stampata in carta patinata, il White Dwarf, che ancora oggi sopravvive in varie incarnazioni. Il nome White Dwarf fu scelto perché strizzava l'occhio sia al fantasy che alla fantascienza. Il nano bianco, infatti, può essere un anziano nano, nella fattispecie Gronbrindal, che è diventata poi una delle mascotte della Game Workshop, ma la nana bianca è anche un tipo di stella piccola ma molto massiccia. Per tagliare sui costi dell'importazione, la Game Workshop cominciò a stampare in locale i giochi di cui disponeva la licenza. Fu principalmente grazie a loro che nel corso degli anni molti dei giochi di ruolo che noi consideriamo giochi di ruolo storici si diffusero prima in Inghilterra e poi nel resto dell'Europa. All'inizio fu l'intero catalogo della TSR, che erano le licenze più vecchie che avevano, ma poi a seguire negli anni successivi Traveler nel 79 della Game Design Workshop, RuneQuest, sempre nel 79, della Chaosium. Sempre della Chaosium nell'81 il richiamo di Cthulhu. Star Trek The Role Playing Game della FASA, che è dell'82. Anche Paranoia nel 1984 della Western Games. In parallelo la Game Workshop cominciò anche a produrre materiale proprio. Già nel 1979 avevano fornito i capitali per creare una ditta di stampaggio che si occupasse della produzione e della distribuzione delle miniature e di altri supporti per tutti i giochi di ruolo che avevano in licenza. Stiamo ovviamente parlando della Citadel Miniatures. La Citadel si fuse poi con l'azienda madre nell'86, ma ancora oggi è il dipartimento dell'azienda che si occupa di stampare le miniature per i vari giochi della Game Workshop. Nel 1981 la TSR e la GW cominciarono a prendere una serie di accordi in vista di una possibile fusione che era molto caldeggiata dallo stesso Gygax. Alla fine però non se ne fece più niente e l'accordo saltò. Pensate però che potrebbe esistere un futuro alternativo in cui fondamentalmente metà dei franchising che vi piacciono di più appartengono tutti alla stessa ditta. Già. Nel 1982 Jackson e Livingstone produssero il loro primo libro game, The Warlock of Firetop Mountain, che in italiano è stato tradotto come Lo stregone della montagna incantata. Il libro ebbe un discreto successo e diventò così il capostipite della collana Fighting Fantasy, che negli anni successivi produsse una cinquantina di titoli. Nel 1983, grazie alla cita del Miniatures, la Game Workshop produsse Warhammer Fantasy Battle, che non credo abbia bisogno di presentazioni, e che insieme alla sua controparte fantascientifica, Warhammer 40.000, è tutt'oggi la proprietà intellettuale più diffusa e di maggior valore che la ditta possiede. Sempre lo stesso anno uscì il gioco da tavolo d'avventura Talisman. Anche lui nel corso degli anni ha ricevuto varie riedizioni e reincarnazioni. E nel 1989, sempre grazie alla Citadel e un accordo per la distribuzione negli Stati Uniti con la Milton Bradley, HeroQuest. Sì, anche di questo avrete sicuramente tutti sentito parlare, e sì, se non lo sapevate, le avventure di HeroQuest sono effettivamente ambientate all'interno del mondo di Warhammer. Ma HeroQuest è un argomento talmente vasto che diciamo che anche questa è un'altra storia. La pubblicazione di giochi di ruolo su licenza andò avanti fino al 1986, anno in cui la Game Workshop fece uscire il proprio Warhammer Fantasy The Role Playing Game, noto anche come Martelli da Guerra in Italia. Il gioco ebbe anche un discreto successo, ma la Game Workshop era intenzionata a concentrarsi molto di più sulla produzione dei suoi giochi da tavolo e i suoi giochi di strategia, che erano la linea principale della ditta, lo sono tuttora. Quindi la produzione sia dei giochi su licenza sia dei giochi proprietari venne discontinuata. Nonostante la pubblicazione diretta sia stata discontinuata, questo non vuol dire che non sono usciti giochi di ruolo ambientati nelle proprietà intellettuali della Game Workshop. Martelli da Guerra passò nel 1994 alla Horseg Publishing, che ripubblicò tutto il materiale già precedentemente pubblicato, più una nuova intera serie di manuali e di espansioni. Il gioco ebbe anche poi una seconda versione a cura della Green Ronin nel 2008, e attualmente ne è in sviluppo una terza versione da parte della Cubicle 7. Vi lascio magari il link sotto in descrizione se volete informarvi direttamente. L'ultimo gioco ufficialmente pubblicato dalla Game Workshop è Dark Heresy del 2008, che fu pubblicato attraverso la controllata Black Industries. Nello stesso anno però le Black Industries furono chiuse, cessò totalmente la produzione e la distribuzione dei giochi di ruolo direttamente dalla Game Workshop, e Dark Heresy e tutto il materiale relativo passò sotto il controllo della Fantasy Flight, che ne curò la riedizione e la distribuzione. La Fantasy Flight ha fatto un ottimo lavoro ampliando il parco titoli di Dark Heresy, aggiungendo nuovi manuali base come Rogue Trader, in cui i personaggi prendono le veci dei coraggiosi mercanti costari che esplorano le frontiere dell'Imperium e si barcamenano tra minacce aliene e la politica bizantina dell'Imperium stesso. O Only War, in cui i giocatori prendono il controllo degli eroici soldati della Guardia Imperiale e muoiono morti inutili nel nome dell'imperatore. Sempre nella stessa collana e considerati parte dei manuali base ci sono anche Disciple of the Dark God, in cui i giocatori possono giocare i cattivi e prendere le veci dei depravati cultisti del caos, e Death Watch, che è l'espansione totalmente dedicata agli Space Marine sovraumani della Dectus Astartes. Ognuna dei vari manuali base ha poi qualche dozzina di supplementi che espandono e migliorano ogni singolo sistema di regole. I giochi, infatti, pur mantenendo invariato il loro sistema di regole base, si concentrano ognuno su aspetti diversi. Ad esempio in Rogue Trader vengono introdotte regole per gestire collaborativamente un'astronave il combattimento spaziale, mentre gli Space Marine di Death Watch hanno tutta una serie di regole che permettono ai vari giocatori di concedersi bonus, ma fin tanto che riescano a muoversi come una vera e propria vita militare. La collaborazione tra Game Workshop e Fantasy Flight è ufficialmente finita nel 2017, ma come già detto è già in sviluppo un nuovo gioco sul Warhammer Fantasy e molto probabilmente tra qualche anno vedremo anche il nuovo materiale in arrivo per il Warhammer 40.000. Difficilmente la Game Workshop rinuncerà alla propria proprietà intellettuale all'interno del mondo dei giochi di ruolo. La Game Workshop è a tutti gli effetti uno dei maggiori contributori a quella che è stato poi lo sviluppo e la diffusione del gioco del ruolo in Europa, ma dato che attualmente si concentra esclusivamente sui giochi di strategia, molto spesso viene dimenticato l'importanza che ha avuto nella storia. Corretto questo errore, io posso anche ritornare in serie. Diciamo che per questo video è tutto, con questo si chiude la seconda stagione del canale del Master CAE. Dalla settimana prossima vedrete i video di modellismo che normalmente faccio durante le ferie, sono tutti video preregistrati, quindi se volete lasciare commenti, messaggi, scrivete sotto, ma non vi so dire né come né quando risponderò. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e schiacciate sulla campanella. Io sono il Master CAE e noi ci vediamo dopo le ferie.